Canaletto per 3 mesi alla National Gallery of Art di Washington, mostra in occasione dei 150 anni dell'Unità d'Italia il corrispondente Gerardo Greco. All'ingresso della National Gallery di Washington qualcuno ha messo una vecchia gondola, 10 metri di una barca del 1850 trasportata improvvidamente dalle lagune veneziane a quelle di Long Island, New York. Ma è questo il senso, l'idea di portare fuori da Venezia ciò che ha fatto grande una città e un mondo. Così si racconta la mostra che aprirà domenica nella capitale americana, Venezia, Canaletto e i suoi rivali. 21 tele di Giovanni Antonio Canal, detto appunto Canaletto, e 34 quadri di suoi contemporanei, imitatori di la storia impietosa. Rivali, spiega la rassegna. Nelle sale della Galleria Nazionale di Washington all'improvviso si aprono le porte di questa Venezia del Settecento, stupore del mondo che mai nessuno prima di allora era riuscito a far vedere in maniera così definita fin sotto i mantelli dei viandanti di Piazza San Marco grazie all'uso della camera oscura. Dicono che Canaletto avesse cominciato con tele più grandi ma poi fosse sceso a dimensioni più ragionevoli perché così tutto si poteva trasportare facilmente e si vendeva di più. Commercializzazione geniale, quasi borghese dell'opera d'arte. Questi pittori hanno bisogno proprio di luce che illumini il minimo particolare e qui di luce noi oggi siamo inondati. Così 300 anni dopo le tele sono qua, portate dalla Fondazione Bracco e dall'Ambasciata d'Italia per il 150° anniversario dell'Unità. Forse nessun altro paese quanto l'Italia è presente nei musei e nelle istituzioni culturali americane. Insomma, questa Venezia del Settecento, in mostra alla National Gallery, è una città di pittori acutissimi, fantasiosi e in qualche caso splendidi commercianti.